bisogna averla per forza. Quando è che uno deve pensare di avere una newsletter e quando invece può essere più efficace una DEM? Se ci spieghi anche un po' le differenze. Ok, intanto saluto tutte le persone collegate e vi ringrazio per l'invito di oggi. Forse è anche un po' colpa mia l'aver cambiato il giorno, l'orario, però vabbè. sì, dunque, per rispondere subito a bomba a questa domanda, che non è semplicissima, perché in realtà di primo acchito mi verrebbe di dire sì, tutti i brand possono trarre benefici da una newsletter, anche perché a livello di obiettivi di business più o meno copre un po' tutti gli ambiti, da awareness, consideration, fidelizzazione, è un canale diretto, è un canale, diciamo, tra virgolette, semplice da gestire, perché poi in realtà ha delle sue complessità. Andando però a vedere proprio bene 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 a chi potrebbe una newsletter portare maggior beneficio, il mio pensiero è per quei servizi, quei prodotti che rispondono, diciamo, a dei bisogni che nel tempo si possono ripetere, quindi magari non sono bisogni di impulso, non so, si rompe la capsula, devo andare dal dentista improvvisamente, oppure sto guidando la macchina, si rompe la macchina e quindi mi serve un meccanico, un gommista, ma piuttosto ha degli acquisti o comunque ha dei servizi che io posso innanzitutto programmare nel tempo. Perciò di rendermi conto che ho bisogno di una tal cosa, ho una necessità a cui rispondere e posso informarmi su questo tipo di prodotto o servizio e poi fare la mia mossa. E poi, appunto, magari se questo servizio, questo prodotto ha una sua periodicità, si può rinnovare. Quindi, per farla breve, non dico che il dentista, il meccanico, piuttosto che l'idraulico non beneficino di una newsletter, però magari sono dei servizi che si prestano meglio. Poi anche qui andrebbe fatta distinzione tra B2B e B2C, perché chiaramente l'offerta proprio di mercato cambia e quindi cambia il tipo di relazione che si può instaurare con la persona, insomma, con chi si iscrive alla newsletter. Quindi un po' queste differenziazioni farei. Ok. Ok, io stavo pensando a proposito di dentisti, idraulici, no? Perché alla fine poi il concetto è questo, che a volte quando i professionisti, quando quindi le aziende poi a un certo punto si trovano a che fare con il web marketing, come dire, pasticciano con le mani negli strumenti del web marketing e dico, ah sì, Facebook advertising, ah la SEO, ah il sito web, ah la newsletter, ah l'email marketing, facciamo la newsletter, no? E giustamente dici tu, sì, ma forse a voi vi conviene fare altro, forse a un idraulico conviene essere presente nei siti di pagine gialle e cose varie per farsi trovare, invece di avere una newsletter che gli scrivi dentro. Però invece, almeno questo è come dire, un buon approccio dal mio punto di vista, la newsletter può essere un ottimo strumento per, come dire, uno strumento di personale, no? Nel senso che se io sono un libero professionista in un determinato settore, avere una newsletter personale nella quale non cerco di vendere per forza qualcosa a tutti i costi, ma come dire, mi creo un pubblico fedele che mi legge, che mi ascolta, può essere una buona idea. Quindi, ad esempio, molti giornalisti, ecco, poi per tornare poi diciamo, alla sintesi, molti giornalisti hanno una newsletter nella quale appunto parlano lasciano dei pensieri, dei punti di vista, anche molti blogger hanno questa newsletter. Ecco, secondo te, come può essere strutturata una newsletter personale? Cioè, un libero professionista, e in particolar modo un professionista della comunicazione, ecco, che può essere un blogger, un giornalista, comunque una di queste figure qui, che benefici può avere da una newsletter e come potrebbe crearla? Ecco, secondo te, quali sono anche gli strumenti giusti per crearla?
rispondendo anche al quesito di Cristina che ho lasciato un attimo indietro, quando si pensa all'email marketing, si pensa 7 volte su 10 alla newsletter, quindi alla classica informativa di intrattenimento con più call to action che magari portano ad articoli del blog, del sito. In realtà ci sono tante tipologie che sfruttano il canale email, quindi la DEM, quindi una newsletter commerciale che si concentra su un'offerta e ha solitamente una sola call to action, anche se può essere ripetuta più volte nel template, però diciamo ha un'unica landing, un'unica pagina di atterraggio e un'offerta che ha un inizio e una fine, quindi una scadenza ben definita. Oltre a questi, consideriamo altri tipi di messaggi, come per esempio i transazionali, che sono quei messaggi per confermare o meno una transazione avvenuta sul sito. Può essere l'acquisto, ma può essere tranquillamente l'iscrizione alla newsletter. Per cui, anche se non vendo un prodotto o un servizio, io posso avviare effettivamente un dialogo con le persone che interagiscono sulle mie properties online, sul mio sito, e come obiettivo principale, diciamo, di questo tipo di attività potrebbe essere proprio il nutrimento. Quindi, Riccardo, quando dici come un professionista può beneficiare di questo canale, certamente creando autorevolezza, creando nella mente delle persone un posizionamento chiaro, quindi andando a supportare queste persone con contenuti materiali che creano appunto un legame tra il pubblico e l'autore. Poi qui c'è da dire che ogni marketer, ogni professionista, tu hai citato giornalisti, per esempio, è chiaro che la personalità fa tanta differenza, no? Quando si riesce anche a riversare nel contenuto la propria personalità, però visto dal punto di vista di business, di obiettivi commerciali, non sono molto intimiste le newsletter, nel senso che il taglio comunque ha sempre un po' quella vena di voler dare delle informazioni, ma di tipo un po' di business, ecco. Vai tu. No, vai, non mi... Volevo collegarmi a quello che diceva Riccardo, perché ti ha fatto una domanda sugli strumenti, ma se vuoi la lasciamo un attimo in stand-by, questa te la faccio rifare, perché tu l'hai fatto due domande in una. Però mi collega a una cosa che ha detto Riccardo, e pensavo anche alla newsletter che manda lui, mi pare, il venerdì, perché il venerdì ci sei tu, c'è penna montata, io ne ho un po'. L'ho ricevuta quella direttore. Ok, ecco, allora ti voglio fare una domanda sul layout della newsletter, perché tu che hai scritto il libro sei ovviamente più esperta di me, però io sono molto un'osservatrice e il layout delle newsletter è molto, molto cambiato, no? Prima era spesso con un'immagine, un titolo e un link, adesso stanno andando anche le newsletter in cui c'è solo lo scritto, magari fatto un po' come se fosse una pagina web, quindi come se fosse un articolo con gli H2, eccetera, però non strutturato come un magazine come era appunto prima, cioè ci sono entrambi, però questa parte più scritta, vedi la newsletter del Post che manda ogni sera, quindi restando in tema di giornalismo, quella di Riccardo è scritta, però ci sono anche abbastanza immagini, però non c'è un layout come un giornale, confermami se sbaglio, Riccardo. Ecco, queste newsletter scritte che si stanno diffondendo, tu come le vedi? E perché si sta andando verso qualcosa di meno visivo se la gente legge meno? Cioè, io ho una mia opinione, io le leggo, però vorrei sapere cosa ne pensi tu e se sono efficaci chi li dovrebbe scegliere, ecco. Sì, è un trend che c'è già da un po' di tempo, quindi inviare queste newsletter come se fossero mail e chiaramente lo scopo è quello di
accorciare le distanze. Quindi nel momento in cui il brand o il professionista fa una comunicazione di un certo tipo, molto strutturata, pone quasi un blocco tra sé e il proprio pubblico. Invece già iniziando a personalizzare il saluto con il nome della persona, già presentando una newsletter che è soprattutto di testo, quindi come si scriverebbe ad un amico, a un parente, questo fa avvicinare chiaramente l'audience alla persona e poi anche la firma. Adesso si suole molto firmare con il nome e il cognome, stesso personalizzare anche il mittente, il nome del mittente della newsletter e l'indirizzo email. Un tempo invece si utilizzavano proprio degli artifici per mantenere le distanze. Io ancora vedo usare il no reply nell'indirizzo email, che è terribile, perché un'azienda che vuole fornire supporto, che vuole essere vicina ai propri clienti, però gli dice: guarda, non rispondere a questa mail perché nessuno la legge. Cioè, non è proprio il massimo dal punto di vista di comunicazione. Da dire che anche i template grafici, sempre sull'onda di questi nuovi trend, si sono molto semplificati. Quindi ho notato, per esempio, che molto spesso si usa un header che, ricordiamo che la maggior parte dei client di posta inibisce il download delle immagini, e anche l'utente stesso può decidere di non scaricare l'immagine, soprattutto se legge da mobile. Molti mettono l'impostazione, se non sono in wifi, di non scaricare le immagini. Quindi se mandiamo una newsletter di sole mail non si vedrà niente, chiaramente. Per questo molti brand stanno pensando di focalizzarsi più sul contenuto, e dove si inserisce l'header, diciamo, è una parte in più che, anche se non vista, anche se non viene scaricata, non arreca nessun deficit a quello che stiamo comunicando. Di contro ci sono gli e-commerce che ovviamente invece devono mostrare le immagini. Il loro mestiere, no? Far vedere i prodotti, far comprendere l'offerta che stanno facendo. In quel caso molta attenzione bisogna fare al peso delle immagini, perché vanno chiaramente a incidere sul peso complessivo della newsletter, e molti client di posta potrebbero bloccare, far rimbalzare il messaggio. E anche sui formati, sia per una lettura da mobile, quindi questo anche per quanto riguarda la parte testuale: se scriviamo una newsletter molto lunga, da mobile lo scroll diventa infinito, ok? In più ci sono client come Gmail che le newsletter molto lunghe le tronca, e bisogna cliccare sul link che mette nel piede per poterla leggere ancora. Quindi a me diciamo evoluzione, questi cambiamenti anche dal punto di vista grafico mi piacciono molto, perché proprio quest'anno l'email compie 50 anni. La prima email è stata inviata nel 1971, eppure è assolutamente attualissima, usatissima. E il fatto che si rinnovi di anno in anno, perché io dico sempre c'è l'email bubble, ogni anno si dice: no, ma l'email marketing è morto, ormai si parla di social, si parla di altri canali. Invece è quella che ancora, nonostante l'età, porta il più alto tasso di conversione, di ritorno sull'investimento. Per cui questi cambiamenti sono molto molto interessanti, e li possiamo osservare perché vanno di pari passo con le innovazioni. Quindi il mobile, c'è una lettura preponderante da mobile, più del 40% delle mail viene letto da mobile, per cui anche i template si devono adattare, anche il contenuto si deve adattare a questo nuovo device. Sì, allora, se mi vorrò agganciare, diciamo così, dato che comunque è stata citata anche la mia newsletter, che tra l'altro è un progetto, come dire, del tutto, che adesso sto dando un po' di vigore a questo progetto, cioè scrivo con costanza, ma che, diciamo, non è centrale, ecco, mettiamo in questi tempi. Però la cosa importante dal mio punto di vista è a chi mi sto rivolgendo. Cioè, io sto creando una newsletter dedicata a gente che fa più o meno il mio stesso lavoro, che comunque lavora online,
è che vuoi ricevere una sorta di sintesi di cose interessanti che io ho trovato online, che diciamo la mia selezione di cose interessanti. Ora possono essere notizie, possono essere strumenti, possono essere riflessioni, cose di questo tipo. Come dire, il filo conduttore è l'utilità della cosa. Le newsletter con Intemperate, dal mio punto di vista, per questo scopo, sono, come dire, un'infrastruttura in più, è inutile, nel senso che io devo dare semplicemente due o tre parole su una cosa e via. C'è da dire che comunque è un servizio che io gestisco con Tiny Letter, che è uno, dal mio punto di vista, uno degli strumenti più efficaci, gratuiti, per gestire una newsletter. Molto semplice, cioè non ti dà niente, ti dà solo un editor di testo, tra l'altro, permettetemi di dirlo, un editor dove cioè molto più, come dire, terra dell'editor che possiamo utilizzare con WordPress, ma non parlo di Gutenberg, parlo anche proprio del primo, del precedente editor, che è molto evoluto rispetto a quello che è quello di Tiny Letter, che sembra l'editor di un Magento, di un PrestaShop, cioè di queste cose un po' arzigogolate, no? Però funziona, cioè alla fine, secondo me, se tu ti vuoi concentrare solo ed esclusivamente sul contenuto, senza scrivere, come dire, senza fare dei pipponi grafici dove devi far vedere che tu ne sai uno più del diavolo, e vuoi rimanere focalizzato sul contenuto, quello serve. Tra l'altro, questo è un formato che funziona molto nel B2B, cioè in quel tipo di comunicazione via email, sempre di email marketing, che le aziende fanno con le altre aziende, come per dire, siamo concreti, andiamo al sodo. Cioè, io sto parlando con un'azienda, sto parlando con gente che fa affari, che va diritto al sodo, invece di mettere Frizzi, Razzi e Merletti, vado direttamente a quello che è il business. Ecco, questo è il punto. E diciamo che la mia idea era più o meno questa. Funziona anche molto nel giornalismo, dico, proprio per l'obiettivo che dicevi tu, perché magari le persone vogliono che gli arrivi nell'email la selezione delle notizie, quindi sì. Ok, ti passo la palla, vuoi fare tua prossima domanda? No, in realtà io, come dire, ero molto curioso di sapere da Mauro la sua idea a proposito di questi servizi, che a proposito di newsletter personali, gestione personale della newsletter, giornalisti, blogger, si stanno sviluppando molto questi servizi, diciamo che in parte è tipo LinkedIn newsletter, ok? Cioè questa sinergia tra una sorta di social network, blogging e newsletter, cioè LinkedIn, che è strumento business, ok? Cioè strumento per dedicato a gente che va diritto al sodo, ecco, che mette a disposizione la newsletter, strumento che, come giustamente dicevi tu, sono passati decenni, però è ancora uno dei migliori strumenti. Come dire, e poi c'è anche, per esempio, non vorrei sbagliarmi, perché adesso questo mi è venuto in mente adesso. Però c'è un altro servizio che si chiama Substract, sì. Scritto Substract, che è un altro servizio che fa una cosa del genere. Ti permette di scrivere un blog su una piattaforma gratuita, però tu puoi mandare il contenuto via email alle persone. Ok, secondo te, per una persona che è un blogger, un giornalista, che non ha intenzione di investire troppo nell'email marketing, però questi servizi intermedi, secondo te, possono funzionare o, dal tuo punto di vista, è meglio? Io la risposta ce l'ho, comunque. Però dal tuo punto di vista è meglio avere un database personale, curarsi la propria newsletter e mandare avanti un servizio, un progetto, come dire, indipendente? Allora, la prendo alla larga, nel senso che sono più considerazioni. Vale a dire, intanto, quasi tutte le piattaforme di marketing digitale, social media, cercano di trattenere l'utente all'interno della propria piattaforma. Quindi anche lo stesso MailChimp, conosciutissimo come piattaforma email marketing, poi marketing automation, poi ha iniziato a inserire una serie di servizi, tra cui
le cartoline cartacee, le landing page, le survey, l'advertising, social advertising e Google remarketing. Adesso ha lanciato l'e-commerce, quindi l'intenzione è quella di dire a principalmente piccoli business, medi, piccoli business, io vi offro tutto quello di cui avete bisogno, pertanto non vi serve di cambiare piattaforme, usare altri servizi, restate con questo brand di partenza. E questa, diciamo, è una prima osservazione per cui lo stesso Facebook ha annunciato che ci sarà la newsletter interna Facebook, LinkedIn, l'ha anticipato Riccardo, la newsletter di LinkedIn, ma qual è anche l'altro pensiero? Che una delle parti veramente complicate per chi parte da zero con la newsletter è crearsi una mailing list, quindi una lista a cui spedire, tanto che fin dagli anni passati si cercavano scorciatoie come acquistare database, noleggiare database, piuttosto che magari fare dei blitz launch, dei lanci, dei contest online allo scopo di recuperare quanti più contatti possibili, avere una base su cui inviare le comunicazioni di marketing. Tutto questo concetto, ahimè, appartiene a un modo di fare marketing e comunicazione superato, perché sappiamo benissimo che il consumatore oggi si informa, il consumatore vuole scegliere o quantomeno avere la sensazione di poterlo fare, quindi non gradisce più le comunicazioni compra, 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 lui vuole essere in grado di avere tutte le informazioni che gli servono per prendere una decisione, per cui anche attività di list building, crescita della lista, molto spinte a fare volume, quantità piuttosto che qualità, per me sono da scoraggiarsi, perché è meglio avere una lista ristretta di persone che sono però profilate sulla nostra offerta, piuttosto che averne dentro tanti che non interagiscono, non rispondono ai nostri messaggi, di cui però di contro cos'è cambiato anche? Sappiamo tutti che nel 2018 il GDPR ha fatto l'aggiornamento alla privacy più importante degli ultimi 20 anni, dicendo che chi fa raccolta dei dati delle persone, quindi l'email è assolutamente un dato personale, ne diventa titolare e anche responsabile. Quindi se anche voglio semplicemente mandare una newsletter, io sono responsabile degli indirizzi email inseriti nella lista. Però non dobbiamo andare a vedere solo gli oneri, perché l'onore qual è? Il fatto di avere una relazione preferenziale, una relazione diretta con questi contatti. E qui vengo anche al discorso dei cookie di terze parti, che dal 2022 Chrome, quindi Google, toglierà, cioè non ci sarà più il tracciamento, e a essere possessori di una lista ben profilata di persone che sono interessate a sentire quello che abbiamo da dire, con cui abbiamo costruito una relazione nel tempo, avrà assolutamente molto più valore dei follower su qualsiasi altra piattaforma social, anche perché sì, posso utilizzare LinkedIn per mandare una newsletter o Facebook per mandare una newsletter, ma quei contatti sono contatti di LinkedIn e Facebook. Dunque, stringendo, non mi resterebbe niente in mano. La piattaforma che hai citato tu, Riccardo, sulla possibilità di iscriversi e ricevere una newsletter, in realtà viene utilizzata soprattutto da giornalisti e autori in America, chiaramente poi in Italia piano piano si sta facendo conoscere, gli iscritti pagano una fee per ricevere la newsletter. È chiaro che il contenuto che viene presentato deve essere di altissima qualità, perché altrimenti non giustificherebbe il fatto di dover pagare una piccola spesa per ricevere la newsletter. E questi sono dei tentativi, come il paywall, no? Di cercare di monetizzare con i contenuti, che ancora non è semplicissimo. Gli stessi quotidiani online stanno ancora, diciamo, cercando una soluzione per
per far pagare i contenuti online, ecto. Non so sì, se ho risposto perché sì, ho fatto un po'. In realtà avevo dimenticato il dettaglio che questo servizio in realtà è anche un modo per monetizzare, no? Un po' come si fa anche con Medium, anche Medium sta esatto. Trovando questa... Patreon è un altro, per esempio. Scusa, non ho capito quale? Anche Patreon. È una sì, Patreon. Sì, sì, sì. Sì. Come dire, però io sono d'accordo con te, ed è quello poi il punto sul quale io volevo andare a parlare, sul fatto che poi alla fine, come dire, tu hai un'attività su Facebook, a un certo punto crolla l'engagement, crolla il non so che cosa, e la tua pagina Facebook, sì, c'ha un bel po' di fan, però sappiamo che poi alla fine se non fai la sponsorizzata, la pagina Facebook... Non è che meno così. Del 2%. Sì, hai un buon canale Instagram, vuoi monetizzare, così, però devi mettere il tag, devi mettere questo. A un certo punto gli girano le scatole a Zuckerberg e ti chiude il profilo. Cioè, ricordo di influencer, di persone disperate perché a un certo punto avevano chiuso l'account e dicevano, ma io quindi adesso muoio di fame. No. Però come dire, poi a un certo punto c'è un bel sito web e Google dice, beh, ma sai che c'è di nuovo? Secondo me, in base al mio update, il tuo sito web sta a zero, quindi alla fine crolla tutto. C'è sempre un motivo. Però il tuo database di contatti resta lì. Esatto. Cioè, a meno che tu non faccia delle sciocchezze, e che puoi fare tranquillamente le sciocchezze, però comunque quei contatti stanno lì, e se tu giustamente, come dicevi, hai un'attività, come definirla, vendi un bene o un servizio per cui alla fine c'è sempre un'utilità, ok? Facciamo finta, se io avessi, ecco, un e-commerce di orologi, ok, orologi di lusso, la newsletter sì, fino a un certo punto, però non è che io mi compro un orologio a settimana, un orologio al mese, un orologio di lusso me ne compro uno ogni 10 anni e via. Quindi la newsletter per vendere questo tipo di prodotto è un po' no. Però tante altre cose invece può funzionare, ecco. Quindi dal mio punto di vista è solo questo il punto, cioè l'utilità, la... diciamo, per mettere anche un cappello a tutta questa premessa che sto facendo, è che il database di contatti email, insieme a una buona gestione di questi contatti, dal mio punto di vista, sia per l'azienda, ma anche per il professionista, per il giornalista, per il blogger, è una delle cose più preziose, uno dei, come dire, dei... piccolo tesoretto, ecco, chiamiamolo così. Riccardo, ti faccio un esempio, la newsletter che mandi tu il venerdì, che non ha assolutamente finalità di promuovere nessun prodotto o servizio, ma sono consigli appunto di strumenti, tool che hai trovato, insomma notizie interessanti durante la settimana. Nel momento in cui dovessi venire a Milano a presentare il libro, magari questo evento lo pubblichi sulla tua fanpage, lo pubblichi sul gruppo, magari lo invia anche sulla newsletter, ecco, diciamo che le persone che magari verranno, accetteranno di venire alla presentazione, sarà sicuramente, è una mia previsione, chiaramente posso sbagliarmi, la potenzialità di conversione della newsletter è assolutamente, per quanto riguarda i social network, 40 volte più alta. Per la lead generation, questa è McKinsey, una statistica. Tra l'altro, come tu dicevi, Facebook comunque la visibilità organica è stata ridotta al massimo, per cui sarebbe necessario fare una sponsorizzata e quindi investire del budget, mentre la newsletter, una volta che magari sì, la piattaforma può essere a pagamento, ma può essere anche gratuita, Similetter non si paga, è totalmente free. Quindi da una parte avresti
sicuramente un tasso di conversione più alto rispetto a utilizzare social come Twitter, come Facebook. Dall'altra avresti anche la possibilità di misurare queste conversioni, perché anche dal punto di vista statistico sai esattamente quanti l'hanno aperta, chi l'ha aperta, chi ha cliccato, se poi metti magari un UTM per Google per il tracciamento su dopo il click della newsletter, cosa accade a livello di sito web. Fai una landing page per confermare l'iscrizione, ecco che diventa nella sua semplicità uno strumento che va veramente in profondità. E tra l'altro abbiamo parlato della newsletter classica, non abbiamo ancora parlato della marketing automation o dell'utilizzo di questo strumento con l'e-commerce, perché le potenzialità sono veramente eccezionali. Io ti chiedo una cosa, è vero che non abbiamo parlato, non so se ci arriveremo perché comunque parlando di pubblico che ci segue qui, è gente essenzialmente che scrive, quindi blogger, comunicatori, uffici stampa, giornalisti. Ecco, a proposito di questo, ti volevo chiedere, conta tantissimo l'oggetto della newsletter, solo che si stanno vedendo diverse tendenze. C'è chi poi mi dirà anche cosa ne pensi. Io, per esempio, non sono molto d'accordo. Quelli che dicono news, che scrivono ancora newsletter 41, di eccetera, eccetera. Ok, che secondo me non sono molto appealing. Ora mi dirai. C'è chi invece fa clickbaiting con la newsletter, tipo, non, mi è successa una cosa strabiliante. A me capita, e potrei anche fare nomi di chi mi arrivano le newsletter, quindi ti porta a vedere cosa fai, ti porta a cliccare, poi magari non fai più nessuna azione perché capisci che non è niente di interessante. Oppure ci sono gli oggetti, l'oggetto della mail che punta a mettere in evidenza un aspetto che c'è nella newsletter, quindi un contenuto al pari di come potrebbe essere un titolo giornalistico, per cui tu decidi di mettere in evidenza un aspetto che stai facendo. Ora, io sono molto più per questa modalità quando si tratta di newsletter informativa, perché tu capisci di qual è l'argomento, anche se sono uno o due, perché funziona, però vorrei sapere cosa ne pensi tu. E in base a questo ti volevo chiedere anche un'altra domanda collegata, fare un'altra domanda collegata, se funziona mettere un punto interrogativo o un punto esclamativo in una newsletter, che è una cosa che a volte mi hanno chiesto. Quindi qual è l'oggetto perfetto? Sì, si rientra un po' nei principi proprio di come scrivere un titolo, un headline in generale di un articolo, di un post, per cui sicuramente bisogna essere brevi, anche perché la finestra, il client di posta taglia e quindi poi risulterebbero i tre puntini di sospensione e non si leggerebbe l'altra parte. Sconsiglio assolutamente di utilizzare sempre lo stesso oggetto, ma questo per vari motivi, non solo per chi legge, ma anche per chi invia la newsletter, perché se io guardo nelle statistiche e dico, caspita, la newsletter mandata ad aprile ha fatto, non so, un open rate incredibile. Dalle statistiche vorrei capire come mai, ma io vedo scritto newsletter edizione 7, edizione 15, edizione 18 e via dicendo. Chiaramente non mi comunica niente e quindi dovrei cliccare, andare ad aprire la mail per vedere di cosa trattava quella newsletter. Ma poi non è utile neanche per chi la riceve, perché non gli sta comunicando il vantaggio per cui deve aprire la mail. Consideriamo che ogni giorno riceviamo tantissime mail e la persona impiega pochissimi secondi per decidere se aprirla o non aprirla. Più la newsletter, prima di arrivare nella inbox, deve superare tantissimi ostacoli, per cui non voglio dire un miracolo che arriva nella posta in arrivo, però quando andiamo a colpire, no, con il nostro messaggio, la persona, dobbiamo cercare di essere il più efficaci possibili e quindi commettere il meno numero di errori che possiamo commettere. Quindi personalizzare l'oggetto. Tra l'altro ci sarebbe anche un passo antecedente all'invio,
nel momento in cui si formula l'oggetto, vale a dire se io invece di mandare una newsletter a tutta la lista, una broadcast, penso a un contenuto specifico per un segmento della mia lista, quindi avendo in mente le caratteristiche delle persone che riceveranno questo messaggio, creo il messaggio e poi creo l'oggetto su quel messaggio, i tassi di apertura andranno alle stelle, cioè aumenteranno in modo esponenziale e soprattutto sarà più facile per me creare un oggetto convincente per chi la deve leggere, perché se sto inviando una newsletter a tutto il database dovrò comunque restare abbastanza generico, non posso rivolgermi in modo personale su quello che sto andando ad esporre. Quindi poi le regole, diciamo appunto, deve essere breve, deve essere chiaro, deve incuriosire, sì, il punto di domanda, così come riportare delle percentuali, riportare dei numeri nell'oggetto, possono effettivamente aiutare anche, ma non si presta sempre per tutti gli ambiti, l'uso delle emoji, perché chiaramente Ecco. l'immagine arriva prima e in un elenco di mail tutte chiuse, magari quella col disegnino attira prima il mio sguardo. Quindi emoji sì, dici? O con Emoji parsimonia? Con parsimonia prima di tutto perché ogni emoji è un carattere, quindi mi vado a sottrarre lettere per il titolo, insomma, per l'oggetto della mail. Poi magari sono in ambito B2B, insomma, dipende anche a chi la sto mandando la newsletter, per cui un emoji può essere fuori luogo e non abbondare, cioè è sempre quella comunque la regola base di non abbondare. Una cosa che spesso si sottovaluta ai fini dell'apertura, del tasso di apertura, è anche il mittente, perché uno dice, vabbè, l'oggetto è la cosa che... No, in realtà c'è il campo nome del mittente che può essere personalizzato rispetto all'indirizzo email. Molte piattaforme email marketing consentono di fare degli A/B test, quindi di mettere proprio in paragone due o più variabili e quindi possiamo provare a spedire la newsletter con solo il nome del brand, con il nostro nome e il nome del brand di fianco, il nostro nome e il nostro cognome, per vedere quella che ottiene maggiori aperture. Quello che dico sempre è che se ci viene spedita una mail senza oggetto, ma ce la manda un amico o la mamma, noi la apriamo, È un ok? virus. Non Accertato che posso. l'email è quella giusta. Però effettivamente pensiamo subito all'oggetto. In realtà il mittente ha un peso maggiore dell'oggetto. E poi insieme all'oggetto possiamo lavorare sul testo di anteprima, che è un'altra frazione di testo che possiamo inserire per dare specifiche, per mettere una call to action e quindi fare aprire l'email. Ma mettere il nome nell'oggetto, scusami, perché stavo guardando mentre tu parlavi tutte le newsletter che io non avevo aperto, no? Ecco, tipo, io ne ho vista una che mi diceva ciao Cristina, nell'oggetto, ma funziona, cioè. Poi c'era un altro pezzo di testo, però a me non è che piaccia tanto, non so che ne pensate entrambi, cioè, nel testo sì che mi parli, però nell'oggetto. Dipende, sono in realtà Non una ricerca. commerciale, ovviamente non è questo, Cristina, sconti per te che ami, che ne so, i prodotti a base di olio d'oliva, non una cosa commerciale, è sempre una newsletter informativa, dico. Può funzionare se è una ricerca americana, addirittura nome e cognome ha maggiori tassi di... Nell'oggetto? Però se uno lo usa sempre, ovviamente si invalida. Ogni tanto si può usare. Poi noi pensiamo di mettere sempre il nome come personalizzazione, anche nell'apertura, ciao Cristina. In realtà è un merge tag, quindi è una frazione di codice che la piattaforma email marketing matcha con i dati che abbiamo nel database. Ma noi possiamo inserire quel codice per qualsiasi altro valore che abbiamo nel database. Quindi non lo so, se abbiamo la città,
di residenza della persona nell'oggetto o nel corpo della mail, potremmo far sì che ogni persona legga la propria città. Ora, non so, nel caso di un evento fatto in Italia in regioni diverse, appunto, uno potrebbe programmare una mail in modo tale che ogni persona veda l'evento della propria città. Cioè, le cose che si possono fare sono varie, sono tante, bisogna sempre avere in mente l'obiettivo che si vuole raggiungere. Bene, allora, come Abbiamo sempre qualche domanda? quando ci sono tante cose interessanti da dire, il tempo fugge. Quindi io dico che possiamo iniziare a sfogliare, a dare delle risposte, come dire, a quelle che sono le domande che sono state lasciate. Ora, qui si vede Facebook user perché non è Greta. stato login con la piattaforma. Quali sono gli strumenti più appropriati e interessanti da utilizzare per la creazione di una newsletter? Ora, dato che penso che esistano un numero proprio infinito di strumenti per la newsletter, ci concentriamo su quelli che secondo te sono proprio i fondamentali. Ecco. Sì, allora, io questa è una prima. Approfitto, scusate, ce li ho qui. Questi sono i miei due libri. Aspetta che non lo vediamo. Ok. Email Email marketing. marketing automation sono strategie email e strategie per i messaggi automatici. E poi Emotional CRM, che è l'ultimo uscito ed è sui database, perché appunto non dobbiamo più pensare alla mailing list come all'invio di una newsletter, ma dobbiamo pensare alla mailing list come un piccolo tesoretto contenente dei dati fondamentali delle persone con cui vogliamo parlare. E quindi se nel primo libro appunto parlo di strategie email e marketing automation, nel secondo racconto proprio come gestire i dati delle persone, come andare a comunicare in modo personale, segmentazioni e molto altro. In entrambi i libri non parlo mai di piattaforme, o meglio, c'è un capitolo per entrambi, però la cosa che veramente conta è la metodologia, perché è vero che alla fine per spedire una newsletter si ha bisogno di un servizio che lo faccia, ma questa cosa io la posso fare su qualsiasi servizio, per cui non è quello che farà sì che la mia mail verrà aperta, che cliccata o che otterrà benefici. Tra l'altro, non lo so se qualcuno lo sa o non lo sa, sono certificata MailChimp, insegno MailChimp e lo utilizzo da tanti anni, faccio dei corsi anche online. Al tempo stesso uso tantissime altre piattaforme, tra cui per esempio Sendinblue, che è un'altra piattaforma email marketing e automation che è francese, però poi anche ha una versione italiana del sito, cosa che MailChimp non ha, e anche diciamo, l'assistenza, il country manager sono in Italia. Perché dico questo rispetto ai software che usiamo? Come diceva Riccardo, ce ne sono tantissimi e alla fine tutto sta nel vedere quanto budget abbiamo a disposizione e di cosa abbiamo bisogno. Se io voglio fare solo la newsletter, non mi interessa fare marketing automation, non mi interessa magari fare integrazioni con piattaforme terze perché non ho un e-commerce e quindi magari anche avere un CRM non mi serve perché il mio business mi porta a fare tutt'altro, allora chiaramente andrò a scegliere dei servizi più semplici, anche più economici, ecco. Però la considerazione è quella di dire che con il GDPR, con anche diciamo, l'invalidamento dell'accordo per trasferire i dati da Europa a Stati Uniti, il Privacy Shield che è terminato a luglio, e quindi adesso diciamo
questa parte di trasferimento dei dati è gestita dai contratti delle aziende che forniscono i servizi, si va molto nel caso specifico. Perciò quando si fa una scelta di piattaforma non è solo dire quella più facile da usare o non lo so, che mi consente di fare questo e quest'altro, ma cerchiamo anche di vedere quella che può garantire una sicurezza dei dati, non so, vabbè, sicuramente tutte quelle che stanno sotto il GDPR, quindi o in Italia, che hanno sede o in Italia o in Europa, e così insomma siamo un pochino più sollevati. Poi cambierà ancora la situazione, però di nuovo anche questo aspetto. L'altra domanda che sapevo, come scegliere la cadenza della newsletter? Ce n'è anche un'altra di domanda che più o meno è simile, riguarda la frequenza media ottimale della newsletter. Quindi secondo te, vediamo se mi riesci a dare una risposta di quella proprio sì no, bianco nero. Quante mail devo mandare a settimana, a mese, al giorno, a ora? Ma non è il dottore, eh? Quante aspirine devo prendere? No, allora qui bisogna fare altre considerazioni. La prima, quanto sono in grado di fornire contenuti interessanti e utili al mio pubblico, con che cadenza? Perché se poi devo fare la SEO, devo fare scrivere gli articoli del blog, devo occuparmi dell'advertising, bla bla bla, la newsletter resta un po' come ultima cosa, allora bisogna anche essere onesti con se stessi e dire no, io riesco a farlo una volta ogni due settimane o una volta al mese. L'ideale sarebbe avere una relazione costante, c'è una statistica dell'Osservatorio Italiano Mail App uscita non più tardi di 6 mesi fa, che appunto dimostra come inviando una newsletter ogni settimana le persone diventano inattive più o meno al 6° mese, cioè una cosa normale che dopo un po' la persona non apre più, non clicca più, perché siamo umani, cambiano gli interessi, cambia la motivazione, eccetera. Da questa ricerca è venuto fuori che chi invia la mail, la newsletter una volta ogni 2 settimane o una volta al mese, i suoi contatti raggiungono l'inattività molto prima, quindi intorno al 3° o 4° mese. Perciò se riusciamo a produrre dei contenuti interessanti quantomeno una volta a settimana, potrebbe essere la formula giusta. Detto questo, aggiungo anche che in fase di onboarding, quando la persona si iscrive alla lista, è molto motivata e probabilmente varrebbe la pena, almeno i primi giorni, mandare più di un'email a settimana. Questo poi chiaramente va calato nel caso specifico. Ultima domanda: quanto deve essere lunga una newsletter? Anche qua dipende. Madonna. Invece il minimo velocemente, perché lunghezza penso, ecco. Non ci sono non regole. Non ci sono regole, io raccomando comunque di usare sempre almeno una riga di testo, perché ripeto, se si mettono solo immagini e non le scaricano, si può mettere una descrizione all'immagine, però molti non lo fanno e quindi risulta proprio una mail vuota. Abbiamo parlato di lunghezza, magari eccedere troppo nell'altro senso, cioè farle troppo lunghe può essere un rischio, perché se la persona non clicca, non la legge per intero e non viene registrato il tasso di apertura. Quindi direi scriviamo finché abbiamo cose utili e valide da dire, possibilmente senza diventare troppo lunghi, anche perché da mobile appunto diventa un po' una lenzuolata da scorrere. Aggiungo solo il fatto che spesso le mail senza testo possono essere intercettate come spam, cioè se metto solo le immagini spesso c'è questa brutta esperienza appunto di email e newsletter intercettate come spam. Su Gmail capita spesso, infatti. Io penso che comunque abbiamo anche abusato del tempo di Mauro, quindi io
penso che questo video riusciremo a metterlo su YouTube, quindi lo troveremo anche su YouTube. Se tutto va bene, ci facciamo anche un articolo con il blog di Scrivere per Informare. Quindi cos'altro posso dire? Grazie a Maura e grazie a Cristina. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito. E buon weekend, stavolta lo possiamo dire. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.